Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio slash recensioni. Oggi siamo qui per provare una super novità che mi ispira tantissimo, ma principalmente perché sto parlando di questi snack del marchio Best Bowl. Penso che si pronuncia così, eccolo qui, sono usciti in tre gusti diversi. Ho acquistato tutto come al solito su All Supplement, ma aprite giù nell'info box perché trovate tutto, il link dei prodotti e anche il mio codice sconto che è Giulia010 e il link diretto al sito. Sono questi snack proteici che secondo me sono super sfiziosi anche da portare in giro e per ogni confezione, quindi per 45 grammi, sta scritto che ha 9 grammi di proteine. Iniziamo con questa qui, al cocco, dice snack di cocco contenuto netto 45 grammi, quindi 8 pezzi e ha come ingredienti datteri, cocco essiccato, succo d'uva, quindi il primo ingrediente è datteri, proteine del siero del latte, burro d'arachidi, eccetera. Quindi sono a base di datteri, di solito sempre queste palline sono sempre a base di datteri. Fatemi vedere pure l'altro, sì, datteri primo ingrediente, spesso anche con altri marchi mi è capitato proprio come primo ingrediente proprio datteri, quindi ma 183 calorie, grassi 7,4, carboidrati 16,9, zuccheri 14,8, fibre 2,3, proteine 9,5. Quindi assaggiamo questo qui al cocco, ve lo faccio rivedere. Si apre qua. No. No. No, vabbè. No. No, ok. Cicciolini. Allora, il cocco si sente, solo che si sente un po' di quel cocco sfumato. Non ha quel bel retrogusto di cocco. Si sente tantissimo, ma tanto 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 i datteri si sentono tantissimo. Un po' delusa, il gusto cocco no, per me è bocciato proprio perché lasciamo ste datteri eccetera, ma proprio soffermiamoci sul gusto del cocco, no, sembra tipo cocco sfumato, brutto sapore proprio, no, bocciato, perché qua non stiamo parlando che si sente troppo il retrogusto di datteri, no, noi qua stiamo parlando proprio che il cocco è brutto proprio, no, 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 cocco no. L'unico che può salvare un po' questa situazione è il limone. Non lo so. Vediamo un po' se il limone riesce a migliorare un po' questa situazione. Allora, questo qui è sempre a base di datteri e vabbè, si è sempre la solita cosa. Allora, per snack, quindi per pacchettino 160 calorie, 6,9 grammi di grassi, carboidrati 15,5, zucchero 13 grammi, fibre 3 e proteine 10,3. Quindi vediamo un po'. L'odore lo sapete che mi sembrava di quello al cocco, tipo i Loacker, ecco, ricoperti di cocco, ma no. Oddio. Facciamo prima a fare così. No, così però. Ma perché sono tutte ricoperte? Cioè, ci sono su tutte le parti cocco. Ok. Allora, io penso che questo genere di snack vi deve piacere. Però questa cosa non mi fa impazzire a me. Limone si sente, ma quel limone è chimico, si sente da 3 miglia lontano che è chimico. No, sto fatto che sto cocco dappertutto, cioè, ma ha un senso? Cioè, no, non ha senso, no, raga.
Si sente di limone, ma che è sta cosa? E poi per retrogusto che è brutto. No, ma poi il limone, cocco, datteri. No, raga, no, 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 non ci siamo proprio. No. Mi deve piacere. Se vi piacciono queste palline di datteri in generale proprio, allora sì, ma il gusto in sé che si rispecchia limone, ok, di più di cocco sicuramente, ma è il retrogusto che è brutto proprio, è quello proprio che è brutto, cioè no. Ultimo è al peanut, che poi questo dice biscotto e burro d'arachidi, sempre a base di datteri, sì, oh. Io ho un po' paura comunque. Questo per 100 grammi ha stessi valori di quelli al limone. Ho paurissima. Ve l'ho fatto vedere. No, non ci siamo proprio. Sì, vabbè, prima l'ho rotta, prima non la lasciavo aprire, mo proprio. Cioè, raga, mo non sarà proprio. Perché questo colore? Questo si sente di arachidi salati. È un chewing gum. Ok. No. Sa un po' di arachidi, ma no, 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 non ci siamo, raga, assolutamente no. Sapete che per bocciare un prodotto significa che non mi piace proprio, per me non ne vale la pena, ma assolutamente no. Forse l'unico che se vi trovate a fare l'ordine giusto perché volete provarlo, allora forse il limone, perché si sente un po' di limone, ma il resto no, raga, non mi piacciono proprio, assolutamente. Cioè, proprio il gusto, no, 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 io non riesco a trovare l'altra pallina che è caduta, ma vabbè. E quindi, raga, io spero che anche, cioè, non se ne scenda proprio. Io spero che anche quest'altra recensione vi sia piaciuta. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.